Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo video dedicato al canto armonico, in cui vi spiegherò la modalità per appunto praticare questa tecnica a due cavità. Nel video precedente abbiamo visto la tecnica a una cavità, la mia bocca è una cavità, tengo lunga una nota, muovo e cambio conformazione appunto alla mia cavità e comincio a sentire sorgere sopra la fondamentale che sto intonando gli armonici. Questo perché succede? Perché il canto degli armonici sfrutta proprio tutte quelle zone che potremmo definire di scarto del linguaggio, ok? Infatti il nostro linguaggio è organizzato molto bene per far sentire sempre uno e un solo suono. Ma quando mi muovo in quelle zone che difficilmente utilizzo appunto mentre mi esprimo a parole, mentre utilizzo il linguaggio, ecco che in quelle zone è più facile, molto più facile sentire gli armonici, in questo caso la nostra voce. Oggi vi spiegherò la tecnica a due cavità, che è un po' più difficile, quindi vi invito sempre a praticare, a divertirvi mentre lo fate, e voglio ringraziare tutte quelle persone che mi hanno sia in privato che in pubblico sotto i video scritto domande, perché cominciando a praticare hanno trovato, come normale, qualche problema appunto nella pratica. Allora, vi voglio dire questa cosa: alla fine di questi video dedicati al canto armonico farò un video apposta per cercare di rispondere alle domande che mi avete scritto sotto fino ad ora e che magari mi scriverete fino all'ultimo video che farò appunto dedicato a questa tecnica. Per ora però non voglio rispondere a queste domande, perché quello che state provando è una cosa normalissima che può provare chiunque si approccia a una tecnica nuova o a un modo o a un qualsiasi cosa di nuovo, no? All'inizio ci possono spiegare come fare, però ovvio che la differenza fra teoria e pratica, per chi appunto prova in pratica ciò che gli viene spiegato, balza subito quantomeno all'occhio. Quindi è bene comunque provare, non sentirsi più di tanto frustrati, ma provare anche un po' di frustrazione quando si provano queste tecniche, perché la tecnica del canto armonico, come tante altre tecniche di derivazione etnica, diciamo così, è semplice ma non facile. Cosa vuol dire? Semplice, le cose da fare sono quelle e solo quelle, ma non è facile fare bene e settare bene due o tre cose semplici da fare. Quindi continuate a praticare e alla fine farò un video in cui cercherò di rispondere alle domande, ma è normale adesso essere un pochino frustrati e far fatica a fare quello che vi spiego e che vi faccio anche sentire con gli esempi. Quindi sigla e poi passiamo al canto armonico a due cavità. Come succede con il canto armonico a una cavità, la definizione dice già tanto della modalità con cui andremo a far sentire gli armonici della nostra voce. In questo caso appunto parliamo di due cavità, quindi dovremo andare a dividere la nostra bocca in due cavità, e per fare questo utilizzeremo la lingua. Vediamo di capirci bene e di cercare di fare le cose bene. Allora, partiamo facendo una N. Nella N la punta della mia lingua tocca il palato, vicino ai denti, palato duro vicino ai denti, e la pancia della mia lingua è vicina, molto vicina al palato. Ok, dalla N passeremo alla L. Quindi la differenza tra N e L dal punto di vista articolatorio è che nella L la pancia si abbassa, la punta rimane sempre attaccata al palato, si sposta leggermente, ma questo vabbè, lo vedrete. Partiamo sempre dal parlato, quindi una N e una L la sappiamo fare tutti, e cerchiamo di attenerci a quella modalità semplice ma difficile da riprodurre in modo meccanico, se cerchiamo di farlo in modo meccanico, presa quella modalità presa direttamente appunto dal parlato. NL. Mm-hmm.
ok, se io lo faccio correttamente non sentirò, non dobbiamo cercare di far capire bene quali vocali stiamo utilizzando. Uno degli errori che sento spesso le prime volte che proviamo ad approcciare queste tecniche con gli studenti è no, perché la N ci aiuta a portare la nostra voce nella zona di risonanza sopra il palato duro. Con la L noi manteniamo la stessa zona, manteniamo il suono nello stesso punto, semplicemente stacchiamo la pancia. Sentite che appena passo la L comincia a sentirsi l'armonico. Anche qua, una volta che ho preso il suono corretto, comincerò, come facevo nel canto armonico a una cavità, a muovermi dalla U alla I, dalla I alla U, andata e ritorno. Nella distanza che c'è articolatoria fra queste due vocali stanno tutte e nove gli armonici dal quarto al dodicesimo, che solitamente vengono maggiormente utilizzati per creare melodie con gli armonici. Sicuramente sono gli armonici che meglio si sentono fra quelli che possiamo arrivare a intonare. Possiamo fare arrivare a intonare anche armonici più acuti, ma più saliamo, più ovviamente sono meno percepibili. E anche sotto al quarto armonico è difficile percepirli, perché ci avviciniamo di molto alla nota che stiamo intonando e quindi la distanza diventa sempre minore e l'armonico si sente sempre meno. Quindi N, L, scendo alla U, salgo alla I, scendo alla U, salgo alla I, vi faccio sentire N. Ok, in questa fase è importante cercare di avere un suono buono a due cavità, quindi settarsi bene, cominciare a lavorare un pochino anche sull'indipendenza delle parti. Una volta che riesco a far arrivare a far suonare il mio armonico, mi sposterò con l'articolazione dalla U alla I, senza, mantenendo comunque rilassata la gola, mantenendo rilassata la lingua, insomma cercando di far uscire il meno possibile tutte quelle tensioni che però, vi dico già, probabilmente incontrerete nel praticare questa tecnica. Quella che vi ho spiegato è il canto armonico a due cavità, la modalità a due cavità per far sentire i nostri armonici. Nel prossimo video, martedì prossimo, invece parleremo di come riuscire ad intonare questi armonici e quindi a cantare tutte quelle melodie formate da quelle famose note della serie degli armonici che andremo a vedere appunto la prossima volta. La cosa che vi faccio sentire ora è la serie degli armonici dal quarto al dodicesimo armonico, per farvi sentire quali sono le note che principalmente andiamo ad utilizzare quando utilizziamo questa tecnica. Rimanete, chi non si è iscritto si iscriva al canale, mettete mi piace, fate domande se ne avete, prossima volta vi spiegherò come riuscire a intonare quantomeno queste nove note e quindi come riuscire ad approcciare le prime semplici melodie. Grazie a tutti quelli che mi seguono e niente, alla prossima, ciao ciao!